Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Buonasera telespettatori di Telemia, come ogni settimana tocchiamo una problematica della piana di Gioia Tauro. Quest'oggi dagli studi di Approdo News abbiamo il leader dell'opposizione di Cittanova, per Cittanova la lista, Alessandro Cannatà, ex sindaco di Cittanova, in questo momento capogruppo della sua coalizione all'interno del Consiglio Comunale. Lunedì scorso c'è stato un Consiglio Comunale aperto, portato avanti dalla vostra lista, anzi promosso dalla vostra lista, per dibattere di una problematica importante, quella della Banca del Credito Cooperativo, che è stata commissariata a inizio aprile, 4 mesi e ancora non si capisce il destino di questa banca. Io pregherei la regia di mandare il servizio e poi ritorniamo in studio, così dibattiamo un po' con Alessandro Cannatà. Un consiglio comunale aperto per discutere della problematica BCC, la Banca del Credito Cooperativo di Cittanova, che lo scorso marzo è stata toccata da un provvedimento pesante di Banca d'Italia che ha commissariato l'istituto per gravi irregolarità e ripetute violazioni delle norme antiriciclaggio. Il provvedimento, spiegava in un articolo il giornalista Davide Colombo del Sole 24 Ore, è scattato dopo un'intensa azione della vigilanza partita nel 2014 con le prime ispezioni che avevano fatto emergere irregolarità presso una filiale e alcuni episodi di infedeltà. In particolare la banca era stata sollecitata a sostituire il direttore generale, a potenziare i controlli sul credito e sull'antiriciclaggio. Ma la BCC, scriveva ancora nell'articolo il cronista economico, che conta su 8 filiali e 62 dipendenti nella provincia reggina, nel 2015 aveva dapprima licenziato il direttore generale per poi riassumerlo presso la rete territoriale. Ieri sera, dopo un'ampia discussione in cui hanno partecipato anche forze politiche non presenti nell'assemblea civica come Fratelli d'Italia, Andare Oltre con Domenico Fonti e Rosario Galluccio con Forza Italia, e la presenza del segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Puccio, è arrivata la decisione assunta dal Consiglio Comunale di istituire una commissione permanente che si interfacci con i commissari di Banca Italia, proposta dal consigliere di opposizione Alessandro Cannatà e accolta da tutta l'assise e dal sindaco. Un timido passo, anche se tardivo, per aprire il dibattito e avviare una seria discussione con la controparte commissariale. Prima di arrivare alla seduta di ieri, in occasione della conversione in legge del decreto Banche Venete, i deputati Demetrio Battaglia e Ernesto Magorno nelle scorse settimane avevano presentato un ordine del giorno che è stato accolto dal governo come raccomandazione sul caso del commissariamento della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova. Un consiglio comunale aperto per discutere di una tematica importante per il territorio e per la stessa città, la BCC commissariata. Non si è aspettato troppo per fare questo consiglio comunale, 4 mesi, quasi 5 mesi, senza che l'amministrazione si pronunciasse, se non in modo formale? No, io l'ho spiegato, siamo intervenuti e abbiamo agito nei tempi e nei modi corretti, nel senso che non è che questo
dice nulla di più rispetto a quanto è stato detto. Massimo rispetto del lavoro di Banca d'Italia, massimo rispetto della compagine che in questo momento sta gestendo, e che si incomincia ad avvertire nell'ambito della popolazione cittadinovese un malessere, un malumore che in qualche modo di cui la politica deve farsi interprete. Poi io non parlerei di ritardi. La nostra maggioranza si è mossa nei modi e nei tempi dovuti, in tutte le sedi, in tutte le circostanze che l'ho ritenuto opportuno. Io vorrei sottolineare che il Partito Democratico, che è parte integrante di questa maggioranza, ha svolto un ruolo fondamentale proprio attraverso l'approvazione di un ordine del giorno importante, sottolineando quelle che sono le criticità del momento e auspicando che si possano trovare delle soluzioni rapide. Detto questo, abbiamo la massima fiducia, il massimo rispetto nel lavoro che sta facendo Banca d'Italia, e siamo convinti che darà chiarezza in maniera tale che poi la struttura possa ripartire nella sua normalità, in quelle che sono le sue funzioni come credito e struttura di credito di riferimento soprattutto per le piccole e medie imprese e i risparmiatori di questo territorio. Siamo tornati nuovamente negli studi. Allora, Alessandro Canatà, una commissione permanente che deve interfacciarsi con i commissari che in questo momento stanno reggendo le sorti di questa banca, istituto storico di Cittanova. Ma questa commissione permanente che potere avrà? Da chi sarà composta? È possibile in questa commissione che ci siano anche rappresentanti di forze politiche non presenti in consiglio? Buonasera a tutti i telespettatori. Non sono altro che uno dei rappresentanti dell'opposizione, consigliare e non, all'attuale amministrazione comunale di Cittanova. Noi abbiamo proposto che questo consiglio venisse fatto perché il problema che riguarda la banca, la BCC di Cittanova, è un problema secondo noi sociale, con risvolti politici e sociali oltre che economici. La banca di Cittanova, la BCC di Cittanova, conta 61 dipendenti, e quindi pensare al futuro di questi dipendenti è già un grosso problema. È un problema per il quale, secondo noi, il Consiglio Comunale di Cittanova doveva interrogarsi. Abbiamo aspettato pazientemente che passassero i 90 giorni, abbiamo fatto le nostre proposte formali in Consiglio Comunale verbalmente, non abbiamo avuto notizie, quindi abbiamo preso e abbiamo chiesto formalmente per iscritto questo Consiglio Comunale, dicevo, i 61 posti di lavoro. Poi la risposta che all'economia e all'imprenditoria sana nel corso dei quasi 100 anni di storia della BCC è stata data dalla BCC stessa, crediamo che sia altrettanto importante da un punto di vista economico, sociale, civile e politico. Allora, noi non vogliamo entrare nel merito, non dobbiamo né possiamo né vogliamo entrare nel merito delle motivazioni per le quali la BCC è stata sciolta. Banca Italia, a nostro modo di vedere, è una delle istituzioni più sane e più serie e più tecniche della nostra nazione, e Banca Italia ha il dovere, oltre che il diritto, di intervenire, e di intervenire anche duramente con commissariamenti se lo ritiene giusto, per evitare che ci possano essere delle condizioni che facciano poi soffrire in maniera tremenda la banca e quindi tutti i clienti e i soci che afferiscono alla banca stessa. Per cui un plauso va dato a Banca Italia. Banca Italia ha mandato dei commissari che secondo noi, lavorando in una istituzione così sana e così seria, altro non sono se non dei funzionari sani e seri che stanno facendo egregiamente il loro dovere, e abbiamo contezza che stanno portando avanti una politica di rigore all'interno di norme ben precise sia del codice civile che del codice bancario. Abbiamo proposto che venga istituita una commissione consiliare permanente, perché questo straordinario, perché questo ce lo consente il nostro statuto. Voglio ricordare che nella nostra consiliatura
istituimmo una commissione consiliare permanente straordinaria sul problema della legalità. La commissione ancora esiste, purtroppo non è mai stata attivata. Ad attivarla avrebbe dovuto essere il sindaco, che neanche presidente. Mi auguro che la commissione invece per la banca possa lavorare in maniera celere e in maniera seria. Stasera dovremmo avere la prima riunione. Per quale motivo abbiamo chiesto che ci fosse una commissione consiliare? Perché crediamo che questo problema vada discusso, vada elaborato, anche perché i cittadini vogliono avere delle risposte. E i cittadini sono soprattutto i soci della BCC. Voglio ricordare che sono più di 1600, sono gli utenti, e non solo di Cittanova, ma dell'area più vasta almeno della provincia di Reggio Calabria, che sembrano essere più di 18.000. Quali poteri avrà? Non avrà poteri la Commissione. La Commissione dovrà stilare intanto un documento da presentare agli organismi competenti, cioè a Banca Italia tramite i commissari, e chiedere un incontro, se verrà concesso, e ci auguriamo che venga concesso, non potrà fare altro che piacere, chiedere un incontro ai commissari della banca, non tanto per avere notizie su quello che stanno facendo, nel senso sulle indagini che stanno facendo, ma per avere certezze su come questa banca continuerà la propria esistenza. Si era messa in moto una strana voce, cioè che la banca potesse ad un certo punto potesse anche andare in sofferenza o potesse essere acquisita da altri gruppi bancari. Noi vorremmo avere questa certezza, che questo non sarà, che rimarrà BCC di Cittanova, di nome e di fatto. Qualcuno ha ipotizzato anche chiusure di sportelli, e quindi con perdita di posti di lavoro, oltre che di perdita di servizi che si danno all'utenza. Vogliamo cercare di capire se è vero quello che si dice, e ci auguriamo che non lo sia. Così come vogliamo avere certezza e contezza che la banca, proprio perché fa parte del circuito del credito cooperativo, continui, e crediamo che lo stia facendo, continui ad erogare servizi da un punto di vista solidaristico, non soltanto a chi ha, ma anche a chi potrebbe avere, se è persona seria, se è persona corretta, se è persona non protestata e quant'altro. Cioè, se questa banca può continuare a sostenere lo sviluppo del nostro territorio, e quando parlo di nostro territorio parlo del territorio in cui vive questa banca, cioè quantomeno il territorio della provincia di Reggio Calabria, se non oltre, quindi dare una mano allo sviluppo, come dire, alla partenza e soprattutto alla ripartenza economica di tanta imprenditoria sana, che esiste e che però deve fare i conti con una crisi che viene da lontano, che non viene per colpa loro, cioè degli imprenditori, ma gli imprenditori devono cercare di trovare delle risposte e un sostegno a quella che è la loro attività. Non dobbiamo dimenticarci che l'imprenditoria sana in terra di Calabria è quella che veramente movimenta l'economia lecita della Calabria e dà sostegno a tante e tante famiglie. Ma questa commissione da chi dovrebbe essere formata adesso? Di consiglieri comunali o anche da rappresentanti esterni, anche dei tecnici, visto che è una materia abbastanza definita da un punto di vista bancario? Stasera noi avremo la prima riunione. Il sindaco nel consiglio comunale ha lanciato l'ipotesi che possano essere i capigruppo. La nostra idea è che non debbano essere solo i capigruppo, o meglio, che possano essere anche dei componenti del Consiglio Comunale che non siano dei capigruppo, magari che abbiano delle competenze tecniche e il tempo, l'intelligenza, le conoscenze per poter portare avanti il lavoro della Commissione. Essendo una Commissione consiliare, va da sé che dovrà essere costituita soltanto da consiglieri comunali. Però noi proporremo che si possa avvalere anche in maniera del tutto volontaria e gratuita anche dell'apporto di tecnici o di altre forze politiche presenti sul territorio, in maniera che si sappia che Cittanova nel suo insieme, tutta la comunità cittanovese ha a cuore le sorti della banca,
e farà di tutto all'interno della civiltà che la contraddistingue, farà di tutto per evitare che ci possano essere ulteriori spogli a Cittanova. Vogliamo che la banca rimanga, sappiamo che la banca patrimonialmente è solida, vogliamo che la banca rimanga, che mantenga il nome di Cittanova e possa continuare nell'egregia opera di sostegno all'imprenditoria che ha portato avanti fino ad oggi. Lo so che non è una domanda per un politico e soprattutto per un rappresentante di una forza politica, ma in questi quasi 5 mesi ormai di commissariamento della banca c'è un silenzio, in modo metaforico, assordante dell'assemblea dei soci, questi più di 1000 soci che non hanno fatto un documento, non hanno fatto un coordinamento, anche perché poi alla fine è una banca cooperativa. Perché questo silenzio da parte del principale azionista? Ma io credo che oggi la banca commissariata da Banca Italia abbia soltanto un organismo e sono i commissari. Credo che i soci non hanno la possibilità di intervenire, e il silenzio lo leggo in maniera diversa, probabilmente contrario a quella che potrebbe essere l'opinione comune. Io credo che i soci abbiano capito che Banca Italia deve fare fino in fondo il proprio dovere, e Banca Italia credo che stia facendo fino in fondo il proprio dovere. Aspettiamo tutti che si possano conoscere fatti, antefatti e quant'altro, e aspettiamo soprattutto tutti, e credo che i soci lo stiano aspettando con grande trepidazione, aspettiamo che possa finire questo commissariamento, che possa certificare la solidità economica e patrimoniale della banca e possa riavviare un cammino di democrazia all'interno della banca. Quando parlo di democrazia parlo di nuove elezioni con organi elettivi che sono scelti dai soci e che possono portare avanti quelle che sono le finalità e gli obiettivi della BCC di Cittanova. Ma se questa commissione permanente produrrà un documento e poi tenterà di interfacciarsi con la commissione che in questo momento regge le sorti della banca, ma se questi commissari non hanno nessuna intenzione di interfacciarsi con la parte politica e istituzionale del paese, la politica in questo caso cosa farà? Io credo che questo è un tentativo che dobbiamo fare, forse avremmo dovuto farlo prima. Ripeto, noi abbiamo atteso pazientemente per rispetto all'istituzione comune di Cittanova e alle forze politiche che sono uscite vincitrici dalle urne nel 2014. Poi abbiamo applicato quello che è il principio della sussidiarietà: visto che voi non volete fare niente, noi ci muoviamo e vi chiediamo un consiglio comunale. I commissari possono darci ascolto, possono non darci ascolto, non lo so. Intanto noi abbiamo l'obbligo di chiederglielo questo incontro, abbiamo l'obbligo di rappresentare loro in maniera formale, perché viene chiesto dal Consiglio Comunale, cioè dall'assemblea più importante del Comune di Cittanova, vogliamo porre loro delle domande per tranquillizzare i nostri cittadini. Noi siamo convinti che i commissari stiano semplicemente facendo egregiamente il loro dovere e siano dalla parte degli utenti, dalla parte della clientela, dalla parte dei soci. Però al tempo stesso vogliamo avere contezza anche di questo. Ci farà piacere se ci riceveranno, se non ci dovessero ricevere non ne faremo assolutamente un dramma, intanto produrremo un documento che spero possa essere mandato a Banca Italia e saremo comunque solerti e attenti a tutto quello che succederà. Se potremo essere dei compagni timidi in questo viaggio, dei loro compagni timidi, lo faremo con immenso piacere. Se no vuol dire che ci attrezzeremo per essere lo stesso compagni che attenti a quelle che saranno le sorti della banca. Ripeto, con la massima fiducia incondizionata che riponiamo sia in Banca Italia sia soprattutto nei funzionari mandati da Banca Italia per reggere le sorti della BCC di Cittanova. Lei ha spiegato all'inizio dell'intervista del servizio che abbiamo mandato prima di questo diciamo, ritardo della politica, ma perché secondo lei
il mondo istituzionale, in questo caso l'amministrazione comunale, si è mossa, anzi non si è mossa su questo, al di là forse di un legame parentale con l'ex dirigenza, ma questo non può in qualche modo limitare la difesa di un'istituzione bancaria come quella della Banca del Credito Cooperativo. Guardi, l'istituzione comune, cioè il comune di Cittanova, è un'istituzione che ha come rappresentante legale il sindaco. Però all'interno della stessa istituzione ci sono degli organismi amministrativi e politici dei quali il sindaco deve tenere grande conto e che possono anche sostituirsi al sindaco in caso di inerzia. Il problema della BCC Cittanova, il commissariamento, è un problema importantissimo, non diciamo grave, importantissimo. Anche perché è stata sciolta per determinati motivi. È un problema importantissimo. Ora io credo che, e noi crediamo come forza d'opposizione, che questo problema importantissimo, che tocca la sfera sociale, civile ed economica del nostro paese, ma ripeto, non solo del nostro paese, ma almeno della provincia di Reggio Calabria, andava sicuramente affrontato in Consiglio Comunale. E andava affrontato in tempi rapidi. Perché? Perché è un problema di scottante rilevanza politica. Se la politica è amministrare bene il proprio territorio, credo che questo è uno dei problemi più importanti della politica. La Giunta avrebbe dovuto sostituirsi, quindi la responsabilità politica principale ce l'ha la Giunta. Avrebbe dovuto sostituirsi al sindaco per questa inerzia. La maggioranza politica in Consiglio Comunale avrebbe dovuto interrogarsi e avrebbe dovuto fare in modo che venisse convocato un Consiglio Comunale. Le forze politiche, a cominciare dal PD, che è il primo partito, almeno fino ad oggi, in Italia, avrebbe dovuto interrogarsi e compongono la maggioranza consiliare, avrebbe dovuto interrogarsi e chiedere un Consiglio Comunale, un confronto all'interno dell'aula consiliare per incominciare ad informare i cittadini e mettere in campo una strategia che possa essere di tranquillità nei confronti dei soci e dei cittadini. Noi abbiamo grande rispetto per l'istituzione comune. Già l'anno scorso, per un problema altrettanto importante, aspettammo altri 90 giorni prima di chiedere la convocazione di un consiglio comunale. Si parlava di 'ndrangheta, si parlava di arresti che ci sono stati nel luglio dello scorso anno per l'operazione Alchemia e del problema più complesso della legalità, grande e piccola, all'interno del nostro comune. Quest'anno abbiamo fatto la stessa cosa, abbiamo utilizzato lo stesso metodo. Vi diamo tempo, 90 giorni, per far capire che la nostra non è una proposta strumentale. La nostra non vuole essere una proposta polemica. La nostra vuole essere una proposta costruttiva. A noi non interessa nulla della maggioranza che oggi amministra Cittanova, a noi interessa Cittanova, a noi interessano le problematiche che insistono su Cittanova e sono grandi e gravi, le problematiche che oggi insistono su Cittanova. E allora vi diamo tempo, non vogliamo polemizzare, non vogliamo strumentalizzare alcunché, siamo rispettosi della istituzione comunale che voi state amministrando, però permetteteci, se dopo 90 giorni voi fate finta di niente, dormite e nicchiate anche su questo scottante problema, allora noi abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di intervenire. Ed intervenire come? Nella maniera più civile e democratica possibile, chiedendo un consiglio comunale, all'interno del quale si facciano proposte e dove ognuno si possa assumere le proprie responsabilità. Perché a noi sta a cuore che la BCC rimanga Cittanova e si chiami di Cittanova, a noi stanno a cuore le sorti dei 1600 soci e di 18.000 clienti e passa, a noi stanno a cuore
Tutte le persone che lavorano all'interno della BCC nelle varie filiali, a noi sta a cuore l'indotto che la BCC mette in movimento, così come sta a cuore il fatto che non venga offuscata l'immagine della BCC, perché una banca si mantiene anche con la propria immagine. E allora, siccome con lo scioglimento l'immagine è stata quantomeno offuscata, noi vogliamo che questa immagine ritorni pulita e trasparente, come lo è sempre stata fino ad oggi, in maniera che possa garantire e instillare fiducia in tutti coloro che oggi lavorano e domani potranno continuare a lavorare, speriamo che siano sempre più numerosi, potranno continuare a lavorare con questa banca che, ripeto, fa parte del circuito del credito cooperativo, cioè del credito solidaristico, di quel credito che aiuta veramente l'imprenditoria sana a crescere e a sviluppare un intero territorio. Alessandro Canatà, è inevitabile ormai la domanda politica. 3 anni dall'elezione di Francesco Cosentino a sindaco di Cittanova, il classico giro di boa è avvenuto, ormai si parla delle prossime elezioni che dovrebbero essere nel 2019, mancano 2 anni. Che idea si è fatto da ex sindaco e in questo momento in veste di rappresentante dell'opposizione, dell'amministrazione di centro-sinistra Cittanova? Come ha governato e come sta governando? Bella domanda questa. Non rispondo con mie parole, rispondo con le lamentele che la gran parte dei cittadini sta rivolgendo nei confronti dell'amministrazione. Diciamo che i più buoni dicono che non stanno facendo niente dall'inizio del loro mandato. Altri dicono che non solo non fanno niente, ma sono litigiosi e litigano spesso tra di loro. Altri dicono che meno male che non fanno niente, perché quando incominciano a fare qualcosa fanno pure danni. La nostra è un'idea assolutamente negativa sul loro modo di amministrare. Negativa per i rapporti istituzionali. Sono stati diffidati 3 volte in 3 anni dalla prefettura perché non riuscivano a mettere a punto e a rispettare i tempi per portare i bilanci in assemblea, cioè nel consiglio comunale. Abbiamo una situazione che riguarda i lavori pubblici, dove mi pare in 3 anni non siano riusciti a fare nulla se non qualcosa con fondi che avevamo lasciato noi o con residui di mutui che noi avevamo acceso. Hanno stravolto alcuni progetti che noi avevamo portato avanti e che avrebbero garantito sicurezza e quant'altro in alcune strutture comunali. Ma diciamo che l'unica cosa che stanno facendo è quella di inaugurare delle cose che noi avevamo iniziato e avevamo anche completato. Già nel 2014 si completò, sia a distanza di pochi giorni o di un mese, si completarono 2 grosse strutture volute fortemente dalla nostra amministrazione, il cinema teatro e il campo sportivo. Diciamo, noi abbiamo avuto l'onere di fare i lavori, loro hanno avuto l'onore di inaugurare. Ecco, hanno inaugurato anche la palestra in Viale Mantova. Diciamo che sanno inaugurare, ecco, sanno inaugurare. E a noi non dispiace che si inaugurino queste opere. Si sarebbero potute inaugurare prima, perché il cinema teatro aspettarono un anno per poterlo inaugurare, forse per far capire alla gente, per instillare nella gente il dubbio che erano stati loro a farlo sto lavoro. Da parte degli atti amministrativi, l'unica spesa che loro hanno affrontato sono stati, mi pare, 2.000 euro, cioè non determinano di 2.000 euro per comprare arredi per il bagno, carta igienica, sapone, insomma, queste cose qua. E avrebbero potuto farlo prima e soprattutto avrebbero potuto fare in modo che ci fossero degli atti trasparenti, come delle gare ad evidenza pubblica, per la gestione degli immobili comunali. Non hanno fatto neanche questo, hanno affidato in maniera diretta, in chiaro contrasto con quella che è la normativa nel campo degli affidamenti, nel codice degli appalti e quant'altro. L'augurio qual è? L'augurio è
che possano svegliarsi da questo sonno letargico in cui si sono cacciati all'indomani della vittoria, che possano non essere litigiosi per come lo sono, che possano venire in consiglio comunale, soprattutto quando c'è un consiglio comunale così importante come sulla BCC, essere presenti come maggioranza al gran completo. Poi che possano fare funzionare le commissioni consigliari. L'unica che sta funzionando a Singhiozzo è la prima commissione, seconda e terza non si sono mai riuniti. La seconda commissione consigliare è quella che deve valutare le pratiche sull'assetto del territorio. O non ci sono pratiche, ci risulta che ci sono, oppure non la vogliono far funzionare e non capiamo il perché. Non vogliono informare le altre forze presenti in consiglio comunale e quindi la cittadinanza di quello che bolle in pentola. Vogliono fare tutte le cose in gran segreto. È una opzione politica che a noi non appartiene, è un'opzione politica che noi contrastiamo, crediamo e ci auguriamo che possano cambiare idea almeno in questi ultimi 2 anni, che possano mettere in campo dei lavori, perché necessitano tanti lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e quant'altro all'interno del nostro bel paese che è Cittanova, che possano fare in modo che Cittanova torni ad essere la città vivibile che un tempo era. Una per tutte, per esempio, il museo che noi inaugurammo nel marzo del 2014 nell'ex carcere di Cittanova e che aveva portato fino a giugno, mi pare, del 2014, portò Cittanova 2.000-2.500 ragazzi che con le varie scuole, museo non soltanto di storia naturale ma anche di arte sacra, è stato poi inopinatamente chiuso ed è da 3 anni in cui non ci va nessuno, o se ci vanno poche persone, probabilmente meno di una decina, in questi 3 anni sono stati anche tanti. Avevamo portato avanti un progetto per Cittanova, anche di lavori pubblici, che permettesse la socializzazione delle giovani generazioni, l'attività sportiva, palestra, campo sportivo, centri di aggregazione giovanili, musei, museo di arte sacra vicino all'ex mercato coperto, il museo di storia naturale e di arte sacra all'ex carcere. Avevamo puntato anche, avevamo stimolato il parco a spendere dei soldi sullo zomaro. Ci risulta che ci sono ancora 400.000 euro che portammo noi come parco, però ci interessammo noi come maggioranza affinché arrivassero questi soldi, che ancora non sono stati spesi e chissà se saranno e quando saranno spesi. Cioè tante cose che noi portammo avanti che si sono inopinatamente fermati, o se sono andate avanti loro sono stati bravi soltanto ad inaugurarli. E ripeto, forse è vero quello che dice la gente, se la gente parla e se non si trova, se si trova con difficoltà qualcuno di questi che parlano, e sono in tanti, che ha il coraggio di dire li ho votati, perché non si trova nessuno che li ha votati, ormai nessuno dice li ho votati, ci sarà un motivo. Il paese langue, il paese è in sofferenza, lo dimostra l'economia, lo dimostrano le persone che frequentano la villa comunale anche d'estate, vanno sempre più scemando. Noi ci auguriamo che ci possa essere un'inversione di rotta, che si mettano a lavorare, ma soprattutto che si mettano a lavorare seriamente e che comunichino le cose che ci sono anche al Consiglio Comunale, cioè che siano trasparenti. Ecco, quello che manca sicuramente è la trasparenza, o meglio, tra le tante cose che mancano a Cittanova, anche la trasparenza amministrativa. Tra il prossimo anno ci saranno questi festeggiamenti, ci dovrebbero essere questi festeggiamenti dei 400 anni dalla nascita del paese. C'è stata una polemica abbastanza aspra tra maggioranza e opposizione per il modo in cui erano state fatte alcune idee per festeggiare i 400 anni di Cittanova. Poi è stato tutto cancellato, ci doveva essere un comitato scientifico che doveva dirigere i festeggiamenti, presieduto dalla
dal professore preside di facoltà Adornato ha rinunciato a questa presidenza. A che punto è la situazione? Soprattutto c'è ancora questo muro contro muro? Allora, da parte nostra non c'è mai stato muro contro muro. Noi abbiamo semplicemente esplicitato quelle che erano le nostre convinzioni. Carissimi amici, dovete sapere che due immobili comunali sono stati affidati direttamente a associazioni e la cosa, a mio modo di vedere, è in netto contrasto con la normativa vigente. L'anno scorso, se non ricordo male, nel mese di ottobre, l'amministrazione comunale, inopinatamente, secondo me, non fece altro che affidare direttamente ad associazioni, mi pare due associazioni, che gravitano nell'orbita del PD, del maggiore partito attuale che c'è in Italia, ha affidato questi festeggiamenti da fare nel 2018. Ora dovete sapere, per chi non è di Cittanova, che Cittanova conta tantissime associazioni di volontariato, culturali, ambientali, sociali, per la legalità, tantissime associazioni che hanno sempre operato bene nel loro campo e che hanno dato lustro e continuano a dare lustro a Cittanova. La cosa che ci è sembrata strana è, ma scusate, l'abbiamo detto per il Consiglio Comunale, ma scusate, ma non vi parrebbe saggio e trasparente invitare tutte le associazioni, cioè che ognuno si possa cimentare nel proprio campo? Ci sono associazioni che fanno, ad esempio, degli eventi unici nella nostra regione. C'è sia un'associazione che fa 3-4 serate di musica tradizionale, di musica etnica e popolare, che è il Tradizionando, e poi alcune associazioni ambientali che valorizzano da diversi anni la nostra villa. Ma vi pare logico che non debbano essere invitate queste associazioni? A discapito di associazioni che saranno anche presenti sul territorio, che comunque si muovono soltanto quando ci sono amministrazioni di centrosinistra, a differenza di quelle che dicevo prima, che si muovono sia con quelli di centrosinistra che con quelli di centrodestra di qualsiasi colore, quindi che dimostrano di amare Cittanova per quella che è, non per amarla soltanto quando amministrano i loro amici. Abbiamo detto semplicemente che questo. Allora, fate un bando, fate una manifestazione di interesse, metteteci dei criteri in maniera che si possa fare un progetto unitario delle associazioni e dell'istituzione comune, e se vorranno intervenire altri attori, anche altri attori, in maniera che la nascita di Cittanova, i 400 anni di Cittanova, vengano ricordati da tutti i cittanovesi che non abbiano un e non soltanto da quelli che hanno un certo colore politico. Il comitato scientifico presieduto dal rettore, ex presidente di facoltà, oggi rettore dell'Università di Macerata, a noi stava bene, perché oggi, a nostro modo di vedere, una delle personalità culturalmente più importanti di Cittanova e del territorio che contiene, il vasto territorio che contiene Cittanova, è sicuramente il professore Francesco Adornato. E noi non abbiamo messo in dubbio la sua presenza. Che si sia voluto dimettere, sono fatti suoi. Che si sia voluto dimettere perché ha capito che l'amministrazione lo stava trasportando in un percorso non perfettamente consono con la trasparenza, è anche possibile, perché no? È anche possibile che le associazioni che avevano stipulato già l'atto con l'amministrazione abbiano voluto fare il passo indietro, è altrettanto possibile, per non farci una brutta figura, per non essere trascinati pure loro in questa che avrebbe potuto essere una polemica. Ma noi non abbiamo chiesto né l'una né l'altra cosa. Tant'è che la nostra proposta, che era quella di fare una manifestazione di interesse, è stata bocciata dalla maggioranza consiliare in consiglio comunale. Quindi per questi amministratori le cose sarebbero continuate così. Sono stati le associazioni e il professore Adornato che si sono
hanno fatto il passo indietro, probabilmente perché hanno capito che l'amministrazione li aveva messi in grosse difficoltà di trasparenza e di legalità. Comunque, a distanza di qualche tempo, hanno fatto una manifestazione di interesse per invitare le associazioni a partecipare ad un tavolo per fare un progetto unitario, ognuno nel proprio campo, in maniera tale che il 400° anno di Cittanova possa essere celebrato da tutti i cittanovesi. Avevano dimenticato di invitare, e ci auguriamo che parteciperanno, addirittura anche le associazioni religiose che tanto e tanto hanno fatto e stanno facendo per Cittanova. Cioè, in poche parole, avevano soltanto affidato a due associazioni iscritte al PD, o dove ci sono tanti che sono iscritti al PD, avevano affidato queste celebrazioni. Ve lo volete fare, ve lo potete fare. Noi abbiamo portato in Consiglio Comunale una proposta diversa, alternativa, ce l'avete bocciata, ok, poi ci date ragione, perché a distanza di qualche mese ritenete che l'unica cosa da fare è la manifestazione di interesse. Forse saranno andati a leggersi qualche norma, qualche regola delle leggi italiane, in cui hanno capito che le manifestazioni pubbliche, di interesse pubblico, vanno sempre fatte, perché se no la trasparenza veramente incomincia ad essere latitante. 2018 si dovrebbe festeggiare, non si sa ancora se si festeggerà, ma nel 2019 si andrà a votare. Oggi, leggendo un articolo sul Quotidiano del Sud, non so se lei l'ha letto, c'era quasi una discesa in campo nuovamente di l'ex suo vice sindaco Mimmo Bovalino, che con un manifesto di intenti si percepiva, anzi si leggeva, spiegava la sua idea di ritornare nuovamente a fare politica. Ma questo significa una sua candidatura? Perché leggendo si percepisce proprio l'idea di mettersi in prima linea, quasi come candidato del centrodestra, adesso non so, o di un'alleanza che possa in qualche modo possa toccare anche i partiti del centrodestra. Come la vede questa, allora, in antitesi alla sua o no? Ma al momento che sappia io non ci sono candidature. Al momento manca nessuno, tanto ancora, però nessuno è candidato, né tantomeno candidabile. Io credo che la cosa più intelligente da fare sia quella di incontrarsi e di ragionare sui programmi. Secondo me i candidati sono diciamo meno importanti rispetto ai programmi, e i candidati verranno da soli una volta che ci sono dei programmi condivisi. Mimmo Bovalino è un'ottima persona, è un ottimo amministratore, è una persona leale, ottima persona. Non credo che possa commettere questo errore di lanciare la propria candidatura, perché sa bene che bisogna essere uniti prima di ogni cosa, e i nomi verranno fatti alla fine. Ripeto, io credo molto nei programmi, nell'idea che abbiamo del nostro paese. Noi siamo disponibili a interloquire con tutti quelli che mettono il paese prima di altri interessi. Noi l'abbiamo fatto, al momento non mi pare che chi amministra lo stia facendo. Mettono il paese prima di ogni altro interesse, mettono la comunità che vogliono ricostituire, una comunità che oggi un tantinello è in sofferenza, e poi i nomi verranno tranquillamente dopo, saranno condivisi, saranno accettati da tutti, si vedrà chi sarà più disponibile a candidarsi. Non parlo soltanto del candidato a sindaco, ma anche dei candidati a consigliere, chi avrà più possibilità di lavorare e di sacrificarsi per la propria città. Credo che ancora sia presto. Sì, è troppo... Non l'ho letto l'articolo, lo andrò a leggere appena finita la trasmissione e cercherò di capire. Comunque reputo Mimmo Bovalino una ottima persona,
sotto un profilo umano, sotto un profilo professionale, sotto un profilo politico. Nell'articolo non c'era scritto mi candido assolutamente, ma si percepiva l'idea di tornare a fare politica poi. Ma credo che Mimmo non l'abbia mai abbandonata l'idea, è stato un ottimo vice sindaco. In questa fase forse in questi credo che non l'abbia mai abbandonata, ci sentiamo, parliamo di tante cose, non soltanto di politica, ma forse non c'è stata un'esposizione. È una di quelle persone che ama il proprio paese. Non c'è stata forse un'esposizione. Non c'è stata un'esposizione diretta perché lui non è in consiglio comunale, ma non fa mai mancare il suo apporto. Questa mi trascina un'altra domanda, anche se manca un po' di tempo, mancano ancora più di due anni, ma la sua intenzione è quella di ricandidarsi nuovamente in una coalizione alternativa alla sinistra, chiamiamola così, al centro-sinistra, o ancora è troppo presto a parlare? No, io le rispondo, riprendo il ragionamento che stavo facendo prima. Incontriamoci, parliamo di programmi, cerchiamo di portare avanti un programma che possa essere condiviso da tutti, e dopo alla fine si discuterà di nomi. Il nome, secondo me, e i nomi non sono importanti. L'importante è che la squadra che porta avanti un certo programma e che riesce a realizzarlo, riesca a centrare l'obiettivo, perché i nomi passano e sono presto dimenticati. Quello che è importante invece è che il progetto possa andare avanti, perché se il nostro progetto è quello di fare rivivere Cittanova e Cittanova potesse tornare a rivivere, noi avremmo raggiunto il nostro obiettivo, e non importa chi ha portato avanti quel programma, ma importa che una squadra formata da cittanovesi è riuscita a raggiungere uno o più obiettivi. Ripeto, le persone sono destinate a scomparire, ci auguriamo il più tardi possibile, ma andranno nel dimenticatoio. L'importante è che le cose che le persone hanno fatto siano delle cose fatte bene, siano delle cose che possano servire a tutti coloro che verranno dopo. Noi abbiamo lavorato affinché col nostro lavoro potessimo dare a Cittanova, potessimo far salire Cittanova di un gradino in più rispetto a dove l'abbiamo trovata. E non voglio assolutamente ricordare nulla, però voglio ricordare a tutti coloro che ci stanno osservando che quantomeno, e non soltanto in quel campo, ma quantomeno nel campo del trattamento dei rifiuti, nell'anno 2013, quando la regione Calabria era invasa dai rifiuti, pochissimi paesi erano liberi dai rifiuti e Cittanova era uno di questi. Nella provincia di Reggio eravamo solo due, noi e Roccella Ionica. Allora noi facemmo fare un salto di qualità a Cittanova e fummo elogiati da tutti. Noi crediamo che l'amministrazione serva a questo, far fare un piccolo passo alla volta al proprio paese, in maniera che chi verrà dopo possa trovarsi a ragionare di cose che non sono le stesse degli anni precedenti e possa avere in mano degli strumenti che non siano quei pochi strumenti che c'erano prima, ma ci sia qualche strumento in più. Possa avere più conoscenza, possa avere più possibilità di far progredire ulteriormente il nostro paese. Noi crediamo che la storia dell'umanità ci insegna questo. Ci siamo evoluti sempre di più, poco per volta. Noi abbiamo portato Cittanova ad un livello in cui non era sicuramente prima. La nostra squadra dovesse tornare ad amministrare Cittanova, continuerebbe a guardare avanti, continuerebbe a lavorare per il futuro, in maniera da passare un testimone a chi verrà dopo, che sia un testimone serio, diverso, di competenza, di legalità e di trasparenza. Domanda finale, ormai siamo a fine trasmissione.
Mi chiedo, ma perché Cittanova non è riuscita a esprimere un consigliere metropolitano nella città metropolitana? Non, i cittadini sono esclusi da questa elezione indiretta, possono votare soltanto i consiglieri comunali e i sindaci. Perché Oppido Mamertina, centro molto più piccolo rispetto a Cittanova, addirittura Scido è riuscita ad esprimere un consigliere metropolitano, e Cittanova, con la sua tradizione politica, con le sue tante, diciamo, personalità anche che poteva esprimere, non è riuscita né di maggioranza né di opposizione a isolarsi, invece a codarsi, invece a votare questo o quel candidato? Questo lo dice lunga sulla importanza. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.